Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di questa puntata. Nel 1985 il film Ritorno al futuro sbarcò al cinema. Ricordato per La macchina del tempo, la mitica DeLorean, finito nel 1981, il film dovette aspettare 4 anni e passare attraverso successive revisioni prima di uscire nelle sale cinematografiche statunitensi. Fu poi un successone e solo il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Ottenne 4 nomination agli Oscar, portando a casa la statuetta per il miglior montaggio sonoro. In Italia venne premiato con 2 David di Donatello e con un premio speciale al Festival di Venezia. Le cose reali nel buio non sembrano più reali dei sogni. Murasaki. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a conoscere il sentiero degli alberi secolari di Pianezze. L'itinerario ad anello porta a conoscere un paesaggio montano, quello sopra Val d'Obbiadene, ricco di storia, tradizioni e natura. Lungo il percorso vecchie casere in pietra, riconoscibili per l'architettura tradizionale, con accanto faggi secolari. A far da cornice i prati sovrastanti, denominati le prese, ricchi di biodiversità, un tempo importantissimi per l'economia locale. Poco dopo si raggiunge un'altra casera con un maestoso faggio vicino. Quest'ultimo è uno degli alberi monumentali censiti nel registro della Regione Veneto. In località Borri di Sotto, una strada delle Musse, un sentiero lastricato e ristrutturato di recente, che un tempo veniva utilizzato per il trasporto a valle del fieno attraverso particolari slitte chiamate appunto Musse. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci.